Nella città di Arezzo i nostri candidati si inseriranno nella lista di Curiamo Arezzo, che è una lista civica. Questo è il senso del fatto che Italia Viva nasce come partito ma ha aperto la società civile. Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi e presidente della Commissione Sanità ad Arezzo per sostenere la candidatura di Luciano Ralli alla carica di sindaco. Il simbolo di Italia Viva farà sostanzialmente un passo indietro, i loro candidati saranno infatti insieme alla lista civica Curiamo Arezzo. Perfetto, noi abbiamo deciso proprio in questo spirito che Italia Viva è il soggetto che nei territori vuole rappresentare il riformismo, il garantismo e non il giustizialismo, e deve essere il soggetto che è capace di svolgere un'azione di recupero nei contenuti, nelle idee, in un modo nuovo di Stato. Per il centro-sinistra, per il nostro candidato Ralli e per aiutare, diciamo, a mettere in sintonia la città di Arezzo con il governo regionale e con il governo nazionale. Essere in sintonia vuol dire avere, diciamo, una stessa visione del futuro, del presente, la possibilità di fare una politica che porti ovviamente in collegamento la città con i livelli regionali e con i livelli nazionali. Ci è piaciuto quel passaggio che lei ha fatto sul disagio giovanile, sarà uno dei temi sul quale magari incalzerete anche in senso positivo, insomma, se lo sarà il futuro sindaco di Arezzo Luciano Ralli? Ma senti, questo parte del disagio giovanile io ne sono particolarmente convinta, perché ho fatto un'esperienza del genere avendo fatto l'assessore quando si chiuse i manicomi in provincia. Lavoravo con Crepè, per cui le case famiglia, io avevo il bilancio e l'assistenza, quindi capivo tutto quello che c'era a latere della situazione. E ci dobbiamo rendere conto che il fatto del disagio giovanile è coniugato con tanti problemi nel quale le istituzioni devono e possono essere presenti. Le istituzioni intendo dire la scuola e i supporti alla famiglia, che a volte non sono in grado di capire quelli che possono essere i disagi che si manifestano da parte degli adolescenti. Nel convegno che abbiamo fatto a giugno dell'altro anno sul disagio giovanile veniva fuori alcune interviste di alcuni studenti in cui capivamo che il punto di riferimento maggiore era la scuola, perché erano famiglie a disagio, famiglie separate, e la scuola era l'unico elemento di autorità. Quindi si capisce che gli adolescenti e i bambini anche a volte hanno bisogno di capire che c'è un momento di autorità. Devono essere abituati ad avere dei no, ad avere anche un'autorità che cerchi anche di guidarli. E in questo modo credo che l'istituzione debba dare quelli che sono gli strumenti necessari e quindi specializzati a far questo.